Seconda serata di prove in Piazza Grande nel giorno in cui l'istituzione giostra ha fatto sapere che i cavalli di Porta Santo Spirito non saranno disponibili per la giostra straordinaria come si attendeva il quartiere, saranno disponibili da lunedì prossimo, quindi dopo la giostra straordinaria, quindi eventualmente per l'edizione di settembre. Sentiamo allora il commento su questa novità proprio dal rettore Ezio Gori e anche da parte del veterinario dell'istituzione giostra. 10 giorni fa c'era arrivata quella nota da parte del Ministero della Salute che ci diceva che il termine delle scuderie era fissato nel 25 agosto dall'interpretazione del Ministero, mentre l'interpretazione dell'ASL di Arezzo è diversa da quella del Ministero e ha previsto la riapertura delle scuderie il 29 per una diversa interpretazione della norma. Noi però, come avevamo accolto favorevolmente la nota del Ministero, altrettanto, non dico favorevolmente, ma abbiamo accettato la decisione dell'ASL di Arezzo, senza polemizzare, se ne prende atto, punto e basta. Quindi torneranno disponibili a questo punto per la giostra di settembre? Sì, i cavalli nostri di proprietà torneranno disponibili per la giostra di settembre. Ci avevate fatto un pensierino, ce lo puoi dire, o di usarli già in questa giostra o no? Ma ancora erano valutazioni da fare. Io ti devo dire che eravamo un pochino troppo concentrati, no, sul fare questa scelta. Effettuavamo 2 allenamenti alle scuderie di Luca e alle nostre scuderie e forse questa cosa ci poteva un pochino distrarre. Io sono sempre uno che guarda il bicchiere sempre mezzo pieno e forse questa decisione ci agevola nel concentrarsi in un'unica direzione e sono sicuro che per noi sia la cosa più giusta e sono altrettanto sicuro che faremo bene anche alla giostra straordinaria, alla giostra di agosto. Prelievo per ritestare la positività o negatività dell'anemia infettiva, l'USL, quindi la sanità pubblica, la svolgerà lunedì 29 mattina. Sciogliendo tutti i dubbi, le riserve che c'erano in merito a queste date, che erano state così insomma in qualche modo indicate dal Ministero, ma le valutazioni che ha fatto l'USL sono sovrane, cioè decidono loro sulla base della documentazione che hanno in mano e le date in cui sono stati poi fatti i primi prelievi, quando eseguire l'ultimo prelievo, a seguito del quale si può eventualmente avere la liberatoria per questi cavalli.